ancora, mettici quella catena. Ergastolo per Donald Sabanov e 24 anni per il suo complice Karim Bari. Queste le sentenze emesse dalla Corte d'Assise per l'omicidio di Andrea Ferri, l'imprenditore del settore carburanti freddato in via Paterna a Pesaro nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2013 da 5 colpi di pistola. I giudici della Camera Consiliare sono usciti intorno alle 18 ed hanno letto la sentenza accogliendo le richieste del PM Monica Garulli, secondo cui Sabanov, 26 anni, macedone, nutriva un odio verso Ferri e temeva che volesse licenziarlo perché sempre più assente e svogliato al lavoro. Il complice, un marocchino di 25 anni, amico e succube del primo, si è autoaccusato di aver nascosto l'arma del delitto per paura dell'amico macedone. Per la procura sapeva tutto sulla preparazione del delitto e della volontà di Sabanov di voler uccidere il datore di lavoro per rubargli le chiavi del distributore Tamoil di Montecchio dove custodiva gli incassi, ma non ha fatto nulla per evitarlo. Sul banco degli imputati oggi entrambi giovani, arrivati in aula poco prima delle 9, dove poi si sono rimpallate le accuse. I difensori hanno cercato di smontarle, sostenendo la carenza di prove e di indizi. Hanno evidenziato tra le altre cose l'incertezza sul DNA, sulla macchina usata per l'agguato, perché della forfiesta ripresa dalle telecamere non si legge la targa né si vede il colore e non ci sono neppure conferme che Sabanov fosse nel luogo del delitto a mezzanotte e 48 minuti. Ma il verdetto è arrivato, confermando il massimo della pena e disponendo l'isolamento per lui della durata di 12 mesi. Presenti i familiari, gli amici e i dipendenti dell'azienda di Andrea che hanno seguito l'ultima udienza del processo indossando magliette blu e rosse raffiguranti il viso della vittima. Alla lettura della sentenza il pubblico è esploso in un grande applauso, tanto che il presidente Stefano Marinelli ha dovuto bloccare gli entusiasmi e riprendere la lettura dell'intero dispositivo, che prevede anche una provvisionale a favore dei familiari della vittima per un totale di 1,5 milioni di euro. All'uscita dalle gabbie degli imputati si sono alzate urla verso Sabanov come assassino, boia e marcisci in carcere. Il commento della vedova di Ferri, la moglie Simona, ha detto: abbiamo avuto giustizia, eravamo certi che sarebbe arrivata e così è stato. Un ringraziamento al grande lavoro degli inquirenti ha concluso e un grazie al cuore di tantissima gente che ci ha sempre sostenuto. Michele Ferri, invece, il fratello di Andrea, ieri sera aveva pubblicato un post nel suo profilo Facebook con scritto: domani è il giorno della sentenza, l'ultimo giorno che dovrò vedere quell'essere, anzi vi invito tutti a venire in tribunale a dirgli due parole in faccia prima che sparisca per molti, molti anni. Mentre oggi, soddisfatto, ha commentato: finalmente non vedremo più gli sguardi indifferenti dell'omicida che non ha mai mostrato il minimo pentimento. È una liberazione che ci fa piangere. Lo considero un riconoscimento ad Andrea.